Dancing Days è il secondo libro scritto da Marco Lepori per Catartica Edizioni, la casa editrice sassarese, nata nel 2017 e capitanata da Giovanni Fara. Singolare ballata di un'umanità dolente e scombinata, Dancing Days rinnova per spigliatezza e vivacità l'esito felice de La domenica della cattiva gente, uscito per Catartica Edizioni nel novembre 2018. Approfondendo il fantasioso studio su aspetti umani paradossali, descritti come emblematici di un sottosviluppo culturale, per fortuna solo in gran parte caricaturale e immaginario. Ma questa umanità truce, inselvatichita, inferiore ai minimi livelli di civiltà, pur essendo ambientata a cavallo tra gli anni 90 e il primo decennio del 2000, o forse proprio per questo, finisce col rappresentare anche una triste testimonianza o profezia sui tempi moderni. La levità delle descrizioni dei tipi umani, tuttavia, l'arguzia gentile con cui l'autore li inquadra, fanno pensare che si voglia anche inviare un messaggio di speranza. L'uomo, pur con tutte le degenerazioni dei vizi e la deformità dei suoi caratteri, viene raffigurato con simpatia e indulgenza quasi affettuosa. Come dire, si può, si deve amare anche se gli uomini si abbrutiscono e prediligere i poveri di spirito, così come si amano cristianamente o marxisticamente gli indigenti. Non a caso, forse, il più prezioso cameo si trova nell'episodio del gattaccio randagio, commovente metafora bulgacoviana dell'inesorabilità del destino che annienta l'esistenza. Ma proprio la leggerezza quasi soave con cui se ne racconta la sventura è un messaggio di speranza. Come si può ricavare dalla teoria morale di Adam Smith o dalla pedagogia psicologica della PNL? Non è poi così terribile.